loro mi hanno detto che comunque potevo andare in questa stanza e dormire da sola. E il ragazzo di prima è tornato. Si è ributtato su di me. Era riuscito a trattenermi e mi tirava i capelli. Mi aveva immobilizzata. Non è riuscito ad avere un rapporto completo. Ha continuato a provare e io avevo paura. Perché non hai chiamato qualcuno? Roberta non è che stava a chilometri di distanza. Non riuscivo a muovermi. Non riuscivo a tirarmi su con le braccia o a fare altro. Ero terrorizzata. Non sapevo cosa stesse succedendo. Cioè, non te l'aspetti una cosa del genere. Io lì non avevo voce. Mi è venuto in mente di urlare. Non è che non mi è venuto in mente, ma non riuscivo. Perché? Ero più concentrata a tirarlo via. Ero anche tipo in una situazione un po' che mi vergognavo. Poi a un certo punto, siccome sono entrati tutti quanti in stanza, sono riuscita ad uscire dal letto e stavo cercando di uscire dalla porta. Soltanto che loro mi hanno fatto tipo barriera e uno mi fa anche: beh, che cos'è che stai facendo? Nel frattempo Francesco mi ha spinto nel bagno. Lui è uscito e poi è rientrato e mi ha lanciato il suo asciugamano addosso, dicendo di appenderlo poi, come se fossi, non so, una spazzatura. L'ha tirato così. E allora sono scoppiata a piangere. Altri due ragazzi sono entrati in bagno a vedere e mi continuavano a dire: perché stai piangendo? Cos'è successo? Come se non lo sapessero e volessero fare la parte dei buoni. Pur avendo visto tutto, continuavano a ridere. Poi sono tornati e chiedevano come stavo. Io ho risposto: voglio stare un attimo da sola. Non sei riuscita a reagire? No. C'era una confusione allucinante. Allora, dire...